Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vi faccio vedere però questo video che vi avevo anticipato, un'esclusiva del Corriere del Veneto. Ve lo mandiamo, vi facciamo vedere le immagini fatte dalle telecamere che sono poste sulla viabilità del ponte, le telecamere di sorveglianza, e mostrano gli ultimi minuti, eccolo qui, del viaggio del pullman. Il pullman ovviamente è quello cerchiato, è quello nel cerchio rosso, dietro c'è un altro pullman e tra poco vedrete che il pullman in qualche modo scompare e cade, eccolo lì il momento, sulla destra. Ora, professor, come vedete, insomma, per chi non conosce la zona è ad alto, altissimo scorrimento e sono le 8 di sera, quindi c'è un traffico che possiamo definire ovviamente intenso, ma professor Ponti, questo confermerebbe la velocità, come dire, un'andatura standard. Adesso io non so quali siano lì i limiti di velocità su una infrastruttura di quel tipo, ma mi sembra che il pullman stia procedendo ad una velocità, come dire, assolutamente consentita. Cosa saranno? 60? 70 km orari? Non lo so, 60, forse un po' meno. Ponti! Dunque, sicuro.